No, non lo sappiamo ancora, anche perché non siamo in diretta quest'anno con RadioMilanoTV.com e quindi cogliamo l'occasione, visto che ci sono nuove iniziative di comunicazione, social network, eccetera, eccetera. Si parla di Periscope su Twitter in diretta, ma in questo momento non lo siamo, però chissà, forse appena abbiamo capito come funziona... Vedremo, qui non sappiamo in questo momento, sicuramente su YouTube come minimo, visto che archiviamo tutto su YouTube, sul mio canale CrocianX, e siamo invece con Salvatore Giannella. Giannellax. In Twitter com'è? A me piace di più dare Giannella Channel, perché ecco, Giannella in portoghese vuol dire finestra e Channel in inglese vuol dire canale. E questo dà il senso della mia nuova avventura di vita, che parte da una finestra sul porto canale di Cesenatico. Ecco qua, anche se qui siamo al porto canale, invece lato Milano Marittima, al circolo nautico, sempre a Ferragosto ci ospita. Tra l'altro si parlava di bomboloni poco fa, ma è vero che il bombolone è un po' il simbolo di Ferragosto? C'è qualcosa che lega? Guarda, mio nipote che vive a Hong Kong ha creato un personaggio che è il dragone golosone, il quale era avido di carne umana, ma che grazie all'invenzione di un bambino si ferma davanti a un bombolone, e quindi il bombolone è ormai un simbolo internazionale della golosità e dei piaceri della cucina. Facciamo l'arcimboldolone, no, il simbolo dell'Expo. Vabbè, allora con Giannella quest'anno parliamo della sua ultima pubblicazione. Anche qui siamo a quattro mani, perché anche Mazzucca, mi sembra che stiamo bombardando qualcuno, mi parlava appunto di Benito Mussolini, mentre qua parliamo di 50 Best a Milano. Certo, sono i 300 locali, 350 locali imperdibili di Milano. È una guida che abbiamo voluto creare io e il mio collega Roberto Angelino in vista dell'Expo a Milano, con milioni di italiani e stranieri che scoprivano la capitale lombarda, e a loro abbiamo voluto dare una bussola che è insieme una bussola di qualità, ovviamente, dei migliori ristoranti all'aperto, ristoranti di tempo, ristoranti stranieri, ma anche pizzerie, pasticcerie, gelaterie, addirittura aperitivi e cocktail. Ma dando questa cornice storica, per cui scopri che una delle migliori pasticcerie, che è stata acquistata adesso dal Polo sì. del Lusso a Milano, dal Polo del Lusso francese, era stata creata da un soldato di Napoleone, insomma, e quindi si mescolano piaceri e curiosità storiche, e devo dire che mi è piaciuto questo gioco esplorativo, che non è nelle mie corde consuete, però devo dire, in vista di questa avventura dell'Expo milanese, ma anche per molti milanesi, credo che questa sia stata una bella operazione di divulgazione. Beh, anche quelli di Milano Marittima, insomma, che comunque una cappatina l'hanno già fatta appunto all'Expo, e molto probabilmente la dovranno rifare, perché questo è il giro di boa. Tra l'altro a Milano sono sorpresi del fatto che il pubblico continua ad affluire a Ferragosto, che non si è reso conto che l'Expo è una realtà, cioè arrivano da tutto il mondo e si va a Milano in vacanza tranquillamente, basta passeggiare in Corso Vittorio Emanuele. Questo periodo, devo dire, come qualsiasi altra città, forse come Berlino, che è forse l'unica città in Europa che ha un'altra stagione, pur essendo lontano da tutti i mari. Noi siamo in Romagna, hai citato Corso Vittorio Emanuele e quindi la galleria, che è un po' il simbolo di Milano. Sì. Io credo che pochi romagnoli sappiano che la galleria è stata costruita da un architetto romagnolo. Che si chiama? Che si chiama Giuseppe Mengoni, che veniva appunto dalla Romagna e che per questa sua costruzione ha vissuto un periodo difficile della sua vita, perché insieme ha mescolato creatività e anche delusioni, in quanto la casta locale degli architetti
non aveva ben digerito l'idea che uno che venisse dal sud, perché all'epoca la Romagna era collegata con le carrozze, quindi era un po' un sud di Milano, e che avesse digerito questo particolare dell'architetto romagnolo venuto dal sud a costruire il simbolo di Milano. E qui è nato un altro libro recente che ho curato, che si chiama E la sera litigavamo per la galleria, della storia di Mengoni ricostruita con i fogli dei giornali di ieri riprodotti in originale e i fogli di oggi che raccontano la storia con particolari biografici e non solo. Grazie quindi a Giannello, Sbarco degli autori, poi non so se qua c'è anche il coautore, perché vorremmo sapere anche chi ha scelto i 50, chi è che ha avuto questo arduo compito di dire lui piuttosto che un altro, senza la complicità della San Pellegrino Acqua Panna. Ci siamo divisi i compiti, in particolare a me sono toccate le gelaterie, credo con grande soddisfazione, e quindi senza alcuno sponsor, questo è bene chiarirlo, li abbiamo messi rigorosamente in ordine alfabetico, perché il solo fatto di finire nel libro comportava una scelta di qualità, quindi non c'era bisogno di mettere voti, stelle, cose eccetera, e quindi direi che insomma abbiamo fatto quella che ci proponevamo di fare, cioè una bussola piacevole, curiosa, divulgativa al punto giusto, valida per chi viene da fuori Milano ma anche per i milanesi stessi che spesso si trovano a dire dove andiamo a trovare un ristorantino, magari all'aperto, in campagna. E quando si va, no, a degustare in gelateria, si sceglie un gusto o... Direi, vabbè, questo ovviamente è legato ai gusti dei singoli, i quali spesso trovano oggi delle offerte incredibilmente varie. Se dovessi dire i miei gusti personali, nocciole e pistacchio battono tutto. No, però mi sembra che comunque anche le gare, no, di esperti gelatai si basino sul gusto pistacchio. Nocciola e pistacchio secondo me sono la combinazione chimica migliore. Quindi sicuramente poi queste gelaterie si basano appunto su questo. Noi leggeremo e cercheremo Cesenatico telefonicamente, chiaramente, non è che andiamo a bussare alla porta, per approfondire meglio questa guida che ora chiaramente mi verrà omaggiata. Credo di sì, l'editore ha mandato delle copie, spero che per motivi di rappresentanza ti tocchi una. Grazie, grazie. Arrivederci.